Scrivere questa storia è stato un viaggio veramente intenso, è la parola giusta, ed è durato poco meno di 3 anni, è durato poco più di 2 anni e mezzo, diciamo, 2 anni e 3 quarti, ecco. Ho cominciato riconoscendo la voce di Ida, del personaggio femminile, che parlava come una voce interiore, è nata proprio così dentro di me, l'ho cominciata a scrivere e poi tutto il resto è venuto di conseguenza. C'erano diversi titoli di lavorazione del file che sarebbe diventato questo romanzo, ma non mi convincevano del tutto. Cioè, sentivo che raccontavano l'essenza del romanzo, ma che non erano veramente il titolo giusto. E a un certo punto, concertando e discutendo insieme all'editore e all'editore, è venuto fuori, non saprei più neanche dire bene come e da chi, questo titolo, Addio Fantasmi, che era quello che stavamo cercando, cioè che dava un sollievo, una liberazione, un senso di conclusione di un percorso anche doloroso, ma che alla fine poteva risultare catartico. A marzo uscirà un mio libro per bambini. Sono molto contenta, per il momento non dico di più se non che è una raccolta di storie che torno nella mia terra. Io sono felicissima quando vengo a Pinerolo e quando vengo in questa libreria. È cominciato tutto leggendo gli articoli sulle librerie più belle d'Italia e non so per quale motivo avevo subito individuato questa come la mia preferita sulla carta perché non c'ero mai stata. E quindi quando c'è stata l'occasione di contatto dopo la scrittura degli anni al contrario del mio precedente romanzo, leggendo una recensione sul vostro sito mi sono accorta che voi vi eravate accorti che esistevo, mi è sembrata un'occasione bellissima da cogliere al volo, per cui quando poi sono venuta ho trovato questo clima di grandissima professionalità, bellezza e amicizia ed è impossibile non voler ritornare ed è impossibile, tra l'altro non mi trattengo, dico sempre a tutti gli scrittori, chiedo subito se sono andati a Pinerolo e se vi conoscono, a tutti, è rimasto un posto del cuore.